Lavoro e famiglia. Tanti si domandano come conciliare questi due temi fondamentali dell'esistenza che sembrano opposti. Sembra che la carriera richieda tempo e partecipazione ed energie contrapposta alla famiglia, che richiede un altro tipo di tempo, di partecipazione e di energia. Beh, prima di incominciare ad affrontare l'argomento mettendolo in contrapposizione e mettendoci già nella paura di dover trovare una soluzione, un modo per conciliare che non troveremo, e prima di far salire l'adrenalina e l'ansia, io dico calmiamoci. Calmiamoci e vediamo di capire di che cosa stiamo parlando. Ti voglio passare tre spunti di riflessione molto importanti che ti invito a sviluppare da te, a sviluppare per iscritto, così l'esercizio diventa molto utile e molto proficuo per te. Il primo punto da sviluppare è questo: come ti dicevo, parti dal capire. Di che cosa stiamo parlando quando ci domandiamo come conciliare lavoro e famiglia? Partiamo da qua, dalla famiglia. Che cos'è una famiglia? Dai la tua definizione, non prendere il dizionario e non rispondere così in tre secondi. Che cos'è una famiglia? Per rispondere a questa domanda ti do qualche indicazione. Chi comprende? Quanto grande è? Quali sono le persone che sono nella famiglia? Quanto grande è dunque questa famiglia? È il coniuge? Ci sono anche i figli? Ci sono anche i nonni? Ci sono anche i parenti, i nipotini, i cugini? Quanto grande è? Che cosa fa sì che uno appartenga alla famiglia e che un altro sia un estraneo? Si potrebbe parlare di famiglia umana? Rifletti su questi temi, trova le tue risposte e dai la tua definizione di famiglia, perché in questo modo capisci qual è la tua famiglia e quando ti domandi come conciliare la famiglia con il lavoro, sai già di quale famiglia stai parlando. Veniamo al secondo termine della questione, il lavoro. Che cos'è il lavoro? Anche qua non darmi una risposta affrettata e non darla a me, non devi dire a me qual è la tua risposta, devi dirla a te stesso. Non rispondermi come risponderesti a un colloquio di lavoro per fare bella figura o come quando vai a parlare al bar e dici le solite cose. Per indirizzare le tue riflessioni ti passo alcune domande a cui ti invito a rispondere per iscritto, così capisci esattamente che cos'è il lavoro. A cosa serve? Come va organizzato? Perché fai quella cosa? Perché ti dedichi alle assicurazioni piuttosto che ad evitare bulloni? Perché insegni? Perché fai il medico? Perché guidi un autobus? E come devi organizzare questa tua attività, non soltanto giorno per giorno, ma anche all'interno dello sviluppo della tua esistenza? Le risposte che dai a queste domande determinano che cos'è il lavoro e di conseguenza puoi capire per quale meta e come lavori tu. Qual è la grande visione per cui ti impegni a lavorare? Comincia da qua, comincia dal capire che cos'è la famiglia per te, che cos'è il lavoro per te. Quindi, prima di lanciarti nel trovare soluzioni impossibili per conciliare lavoro e famiglia, dai delle esatte definizioni di lavoro e di famiglia. Il passaggio successivo, il numero 2 dei tre passaggi che ti propongo, è questo. Prosegui con lo scegliere. Una volta che hai capito esattamente che cos'è la famiglia per te, che cos'è il lavoro per te, e non ripeti più i soliti luoghi comuni che non hai nemmeno razionalizzato e portato nella tua esistenza, prosegui con lo scegliere. Quali sono le tue mete nella vita? Questo devi saperlo molto molto chiaramente, prima ancora di lanciarti a mettere su una famiglia e mettere su un'attività imprenditoriale o un lavoro da dipendente. Quali sono le tue mete nella vita? Che cosa vuoi realizzare tu? In che modo, quindi, famiglia e lavoro rientrano nelle tue mete? Non deve esserci contrapposizione. Tu vuoi fare l'esploratore, però al tempo stesso vuoi sposare qualcuno e stare a casa davanti al caminetto, però devi andare a lavorare in un ufficio perché non hai tempo per esplorare il mondo e non puoi neanche startene davanti al caminetto. Tutte queste tensioni non esistono quando tu hai chiare le mete della tua vita. E allora parti dalle tue mete e domandati in che modo famiglia e lavoro rientrano nelle tue mete. Per quale tipo di famiglia investi le tue energie? Questo è molto importante, non andare in tre direzioni diverse, abbicchiare le tue mete e allinea tutte le tue aree della vita verso le tue mete. Quindi, quale tipo di famiglia vuoi mettere su? Quale tipo di rapporti vuoi avere con i tuoi figli, con i tuoi parenti, con i tuoi amici? E allo stesso modo domandati per quale tipo di lavoro investi le tue energie? Vuoi lavorare nello spionaggio? Vuoi lavorare come un operaio? Vuoi lavorare come un esploratore? Decidi quali sono le mete della tua vita
e domandati quale tipo di lavoro corrisponde pienamente alle tue mete. In questo modo puoi esprimere le tue energie con soddisfazione. Tutto ciò dipende da scelte. Davanti a te ci sono tutte le strade possibili. Puoi avere tutti i tipi di famiglia che vuoi, tutti i tipi di partner che vuoi, basta che tu ti addestri per ottenere quello che vuoi. Il punto da risolvere sono le scelte. Scegli il tipo di famiglia in cui tu vuoi investire le tue energie, scegli il tipo di lavoro in cui tu vuoi investire le tue energie. Questo è il secondo passaggio per riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Vediamo adesso qual è il terzo e ultimo passaggio per arrivare a quello che vuoi, cioè l'armonizzazione del lavoro e della famiglia nella tua esistenza. Il terzo passaggio consiste in questo. Concludi nell'ottenere. Ottenere significa risultati, non più chiacchiere, non più desideri, ma risultati allineati alla tua meta. Quale stile di vita armonizza pienamente te, la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua meta nella vita, le tue doti artistiche, la tua consapevolezza spirituale del tutto? Questa è una domanda molto articolata, molto complessa. Per forza devi scrivere le tue risposte, non accontentarti di pensarci così 2 minuti. Prendi il tuo tempo, piuttosto che andare a vedere un film che è una sciocchezza, che dopo 2 ore che hai visto sparatori e morte non ti è rimasto nulla. Prendi il tuo tempo, rispondi per iscritto a queste domande. Quale stile di vita ti esprime completamente ed esprime la tua consapevolezza spirituale del tutto? Perché l'armonia che stai cercando tra lavoro e famiglia non è soltanto in quelle aree, ma è in tutta la tua esistenza. Esistenza di cui lavoro e famiglia sono delle aree importanti, delle espressioni importanti, come lo sono le tue doti artistiche, come lo sono le altre mete della tua vita. Per rispondere, non scrivere le solite belle frasi di questi casi. Rispondi in un modo molto preciso. C'è un solo modo per rispondere ed è questo. Rispondi a tutto ciò attraverso risultati misurabili. Quindi, dimostra quanto tu hai realizzato la tua vita attraverso le tue mete, elencando le cose precise, le date, gli avvenimenti, ciò che si può quantificare, che si può riconoscere. Quindi non sono le intenzioni, vorrei essere felice. Dimostra che sei felice perché hai ottenuto quei risultati. Dimostra che il tuo lavoro ha valore perché ha prodotto quel miglioramento significativo nel mondo. Dimostra che la tua famiglia è felice di essere la tua famiglia. Perché ci sono i seguenti 18 ottimi motivi evidenti. Dimostra che la tua consapevolezza spirituale ti sostiene ogni giorno. Questa è la prova del fatto che tu riesci a concludere, che non ti perdi nelle chiacchiere. Risultati misurabili. Scrivi i tuoi risultati. In questo modo capisci che riesci a conciliare la famiglia e il lavoro perché, come abbiamo visto, sono l'espressione di armonia totale. Un'espressione che deriva dalla chiarezza, tu devi sapere di che cosa ti stai occupando. Quando lo sai, te ne puoi occupare e per occuparti di qualche cosa devi puntare ai risultati, risultati misurabili. Quando tu sei impegnato in tutto ciò che coinvolge molto le tue energie, tu trovi la soddisfazione del vivere e questa è la risposta a come conciliare non soltanto lavoro e famiglia, ma anche tutte le aree essenziali della tua esistenza.